Nuovo ospedale sì, nuovo ospedale no. È il grande tema degli ultimi giorni. In realtà una battaglia che perdura da lungo tempo tra diversi modi di intendere la sanità. Ma in corso non c'è soltanto un braccio di ferro tra la regione, che pare voglia far piazza pulita di ogni eventuale ospedale unico, e il governo, che invece propone il rafforzamento della sanità territoriale senza rinunciare a nuove strutture altamente specializzate. Secondo il sindaco di Fano, Massimo Seri, è innanzitutto la stessa giunta regionale a dover chiarire quali siano le sue reali intenzioni, con un punto fermo: preservare l'ospedale Santa Croce adeguandolo e integrandolo con l'eventuale nuova struttura. C'è tanta confusione e poca chiarezza, perché anche le dichiarazioni apparse si contraddicono tra loro, perché da una parte si fa riferimento alla sospensione del project financing sulla realizzazione della nuova struttura di Muraglia. Dall'altra, altri componenti dell'amministrazione regionale dicono cose diverse. In alcuni casi dicono: non facciamo più quello, ma facciamo un nuovo ospedale. Allora qui le cose sono semplici, complicate ma semplici. Bisogna intanto chiamare tutto per nome e cognome. E la regione deve dire con chiarezza cosa vuole fare. Se vuole proseguire col progetto esistente, cioè arrivare al termine dopo l'integrazione fra i due ospedali, la realizzazione di un nuovo ospedale. Oppure deve avere il coraggio di dire: torniamo indietro, non ha più senso questo percorso, quindi non ha più senso l'azienda Marche Nord, e si ritorna a due ospedali veri, autonomi, con tutte le caratteristiche. Ma non ha fatto chiarezza. Io comprendo, abbiamo votato poco fa, da una parte hanno parlato la pancia della gente attaccando sul percorso sanitario, in modo particolare nelle vallate del Metauro e del Cesano, guadagnando anche consensi, e dall'altra magari non... dicendo chiaramente che non avrebbero realizzato la nuova struttura, quindi così tranquillizzando coloro che erano interessati. Per cui sono quelle situazioni particolarmente complesse, però io quello che dico che oggi noi dobbiamo guardare l'interesse dell'utenza. Non si può andare avanti in questi termini, perché il rischio è che si continuerà a litigare, a discutere per altri 10 anni senza fare un passo avanti. E non fare passi avanti significa continuare a stressare le strutture, stressare gli operatori sanitari, medici, infermieri, significa non dare servizi di qualità all'utenza, perché non si può pensare ad un'unica struttura ospedaliera con due edifici a 10 km l'uno dall'altro. Di solito ci si sposta da un corridoio all'altro e non con l'ambulanza da una struttura ospedaliera all'altra. Ci sarà presto un tavolo per fare chiarezza? Beh, noi abbiamo chiesto, io l'ho chiesto personalmente, ma il collega Ricci lo ha chiesto a sua volta, l'incontro al Presidente della Regione, all'Assessore alla Sanità, per fare chiarezza, perché per quello che riguarda Fano c'è un protocollo in essere, ci sono altri interventi previsti, a cominciare da una struttura convenzionata che è un'opportunità per il nostro territorio e ha sua importanza, e quindi non ci vuole ambiguità, devono dire con coraggio, avendo oggi assunto la responsabilità di governare la regione, cosa intendono fare e confrontarsi veramente.